Radio Radicale, siamo con Alessandro Tessari, ex deputato del Partito Comunista, del Partito Radicale, per parlare con lui dell'annuncio che ha dato la scrittrice Michela Murgia del male che l'ha colpita in un'intervista ad un grande quotidiano. Si è sviluppato un dibattito sulle parole di questa popolarissima e apprezzata scrittrice che hanno provocato anche qualche polemica politica, diciamo. Non c'è stato un vero e proprio scontro, però insomma c'è stato un confronto tra la Murgia e anche la Meloni. Allora, volevo chiedere a Tessari, allora, tu hai apprezzato il modo coraggioso con cui Michela Murgia ha parlato del suo male? Certamente, però devo dire che mi ha colpito il commento che questa mattina Giuliano Ferrara ha fatto sul Foglio. E esordisce così: da questa donna mi ha diviso tutto, la cultura, l'ideologia, anche la passione politica, però questa capacità di gestire la sua morte con tanta serenità mi ha colpito, e devo dire che mi inchino a questo atto, a questo gesto, a questa nobiltà, ed è una cosa che sento di dover condividere. Anch'io qualche volta in televisione ho avuto... No, non mi sono sentito nelle corde della Murgia, sempre esagerata, sempre oltre l'ostacolo, mettendo anche in difficoltà lo schieramento culturale che in qualche modo poteva riferirsi a lei. Lei ha detto esplicitamente, io ho quasi finito di leggere il suo libro, che effettivamente si fa leggere con molta passione, lei non ha mai votato PD, lei si dice però cristiana, e dà un'interpretazione molto coraggiosa, molto bizzarra di che cosa è il cristianesimo, in una ottica in cui la famiglia sua non corrisponde a quella della famiglia della Roccella. La sua famiglia è la famiglia queer, cioè dove c'è dentro tutto. C'è la sessualità, l'omosessualità, la transessualità, ma anche il gender fluide. Questo mondo di indefinibili. E lei difende una cosa che culturalmente potrebbe anche affascinare. Non abbiamo bisogno di metterci l'etichetta, non abbiamo bisogno di una logica binaria che dice questo è giusto, questo è falso. Però qual è la sponda opposta? Che ogni giorno noi possiamo inventarci un'identità, che il mondo può andare avanti anche senza fare i conti con la diversità sessuale che c'è fra il maschile e il femminile, la riproduzione. Ora, sono temi affascinanti, certamente, che la Murgia ha avuto il coraggio di affrontare e di riproporli anche nel momento in cui sta affrontando la sua morte. Quindi un grande rispetto. Devo dire che anche la Meloni non è stata per niente banale. Quando... Allora, ricordiamo che cosa ha detto Michela Murgia. Allora, cosa ha detto la Meloni sulla... No, allora, prima quello che ha detto Michela Murgia. Michela Murgia ha detto... Sì, la frase... Ha detto, voglio morire non fascista, quindi spero... Spero che la Meloni finisca il suo governo e quando finalmente saremo restituiti alla democrazia potrò morire in pace. E la risposta molto intelligente, molto brillante della Meloni: cara Michela, camperai a lungo perché non ho intenzione di mollare il governo. E stanti le premesse... Ma tu, non so, ti è mai capitato di sentire qualcuno che, insomma, di fronte a una tragedia del genere che lo riguardava, pensasse al segno del governo di quel momento? No, ma se tu la leggi bene, la battuta della Meloni era di una grande simpatia femminile, da femmina a femmina. Tu stai morendo? Bene, io sono sicuro che tu camperai a lungo, perché io starò a lungo qui e quindi tu sarai costretta a vivere perché non vuoi morire sotto un governo fascista. Io lo trovo molto intelligente, molto spiritoso e non banale, non è una cosa becera da fascisti, insomma, ecco. E devo dire che lei è zavorrata purtroppo da questi residui che sono vecchi da mania. Anche l'episodio che hanno commemorato un morto fascista a Milano con il sindaco, di fronte alla barbarie sempre ci si inchina. Però la sera sono trovati un centinaio di amici e si sono fatti fotografare col braccio teso il saluto romano. Ora, questo bisogno di ricordare
la destra, la Meloni credo che abbia coraggio nel dire ci vuole una destra democratica, una destra che accetti il gioco democratico, non vogliamo fare colpi di Stato, sì, e così via. Certo. Da quello che ha raccontato la scrittrice, lei praticamente non ha lasciato niente al caso, ha organizzato tutto il suo futuro prossimo del quarto stadio raccontandolo. È una cosa che fa una certa impressione, perché dice proprio in questo momento che sto morendo mi sposo, ho comprato una casa, 10 stanze, perché voglio alloggiare la mia famiglia qui. E il titolo è The God Save the Queer, no The Queen. E anche in questo è spiritosa, e essere spiritosi e sereni nel momento del trapasso è un segno di nobiltà d'animo, insomma bisogna riconoscerle, insomma, ecco. Grazie a Alessandro Tessari.